vita la capisce che è più valido. Come è partita l'iniziativa? È un'iniziativa partita tra la collaborazione tra bar e ristoranti per animare in questi periodi di crisi il paese, visto che anche nella mancanza di listini di salumi il paese ci chiedeva qualcosa che magari potesse animare le vie del centro storico. Ecco, Cecchini, la Concommercio com'è stata coinvolta? Concommercio, come rappresentante dei ristoratori, dei bar, degli operatori economici, è stata coinvolta, ha dato il suo contributo per organizzare e rappresentare questa iniziativa nei confronti delle istituzioni. È un'iniziativa molto positiva, per la prima volta tanti operatori si mettono insieme, è un'iniziativa riuscita ed è un'iniziativa che certamente non muore qua, ma il prossimo anno, sulla scorta di questo risultato estremamente confortante, insieme troveremo il modo di far crescere ancora di più questo evento che dovrà diventare un evento caratteristico e tipico di Cagliari nei prossimi anni. È diciamo una sostituzione di distinti salumi o una cosa diversa? È una cosa diversa perché coinvolge in primo luogo gli operatori del luogo che diventano i protagonisti con la loro professionalità, con la loro inventiva di un evento come questo. Assessore, al Comune cosa è costato questa? Quanto è costato questa? Al Comune è costato solo l'impegno di un consigliere giovane che si sta sperimentando anche lui in questa esperienza, e questo credo che sia confortante per la città, sapendo che ci sono anche in questa amministrazione dei consiglieri in grado di poter organizzare un evento di questo genere con tutte le sue difficoltà. Come amministrazione, almeno per quanto concerne i lavori pubblici, abbiamo messo a disposizione il settore proprio dei lavori pubblici per la organizzazione sotto il profilo strutturale, più che altro dall'esercitazione a tutto un pochino la situazione. Speriamo che questo, che è confortante, come diceva il Presidente, è confortante perché la città aveva bisogno di un momento così, in un momento proprio dove questa crisi economica si sente di più. E queste serate confortano un po' la gente perché rimettono in movimento, ecco, anche un'economia che sembra poco ma invece può avere un risultato, ed è a costo zero perché l'amministrazione, al di là della buona volontà, mette solo a disposizione, ecco, un settore e un consigliere, io lo dico e lo ripeto, come Luca Buraia, che sta dimostrando capacità e un grande volontà, un grande entusiasmo e sacrificio, perché sto ragazzo è da stamattina alle 5:30 è qui per organizzare queste due giornate molto belle per la nostra città. Grazie. Un'ultima domanda a Cecchini, la ZTL. Come va? Ci sono delle polemiche. ZTL ancora non c'è, quindi va benissimo. No, i commercianti sono soddisfatti dell'ultima riunione? Sono molto desiderosi che questa cosa venga fatta in un modo rispettoso delle proprie aziende e quindi della loro attività. E quindi le proposte che sono emerse dall'assemblea, per cui un periodo limitato, non 7-8 mesi come era proposto, no alla chiusura del corso, un periodo limitato anche per le chiusure domenicali, l'inizio della ZTL alle 20, sono cose che nella riunione del 19 porteremo con forza, forti anche dell'appoggio di tutti gli operatori del centro storico. Pugge. Girati per favore, sì. Giratevi, ma dite il giornale. Ma anche qui. Ci metti sul giornale. La mascherina del corso sul giornale. Senti, guarda, hai visto?
Come no, ma il corso sì, voi. Ogni tanto mi chiede. Non mi lasci una, Bravo, via. La morte pensita. No, lo mette il giorno, ma sì. Aspetta, ma che sembra che un pacchetto. Poi gli diamo Come lo vedi Mario? Io.